Mettere fine agli episodi di violenza che minano la sicurezza del personale viaggiante è un incontro per individuare soluzioni a contrasto di un fenomeno inaccettabile sempre più grave e frequente e l'obiettivo pienamente condiviso dal prefetto di Salerno Francesco Esposito che ieri ha ricevuto a Palazzo di Governo i sindacati Filt CGL e Filt CISL con lo scopo di discutere delle aggressioni rivolte contro il personale delle aziende di trasporto pubblico locale. Si è avviata una discussione molto aperta con concentrando l'attenzione sui temi focali della sicurezza con l'impegno di proseguire con tavoli di confronto successivi. L'incontro di ieri pomeriggio presso la sede della prefettura era stato richiesto dai rispettivi segretari delle organizzazioni sindacali Gerardo Arpino ed Ezio Monetta, dopo l'aggressione ai danni di un controllore a minori da parte di tre giovani a bordo di un pullman di Bus Italia che si erano rifiutati di pagare il biglietto, un ennesimo episodio che ha riacceso nuovamente riflettori su una problematica di ampia portata che potrebbe diventare più serio con l'avvicinarsi della stagione turistica quando, con l'aumento dei flussi turistici, crescono i numeri dei viaggiatori a bordo dei pullman. L'incontro ha molto soddisfatto i sindacati Filt CGL e Fit CISL, soprattutto per la piena disponibilità del prefetto Francesco Esposito, che ha assicurato un suo impegno per garantire la sicurezza dei lavoratori a bordo dei mezzi pubblici con strumenti e misure utili per difendere gli autisti dei bus dalle aggressioni, lavoratori talvolta pre di mira per futili motivi.